Allora sì, partita abbastanza agevole, sia per defezioni avversarie e comunque per qualità. E noi abbiamo dovuto fare a meno di due giocatori, quali Soragna e Banti, tutti e due per problemi muscolari, ma niente di serio. Quindi, vista la partita, abbiamo preferito tenerli a riposo in vista dei playoff, per farli giocare al pieno delle forze nei playoff, insomma. È arrivato il terzo posto matematico, quindi sicuramente un buon risultato in vista dei playoff. C'è ancora una partita da giocare, ne parleremo settimana. Vediamo oggi, appunto, tante assenze, c'è stato spazio ai giovani, c'è stato spazio a chi magari ha meno minuti, tutti hanno provato del mattoncino. Sicuramente tutte le partite verranno usate per perfezionare il nostro modo di giocare, per mettere in ritmo anche i ragazzi che hanno giocato di meno, che stanno giocando di meno. E quindi Faenza non andiamo là per fare una vacanza sicuramente, andiamo là per affrontare una partita seria contro una squadra forte in casa loro, una squadra che si sta giocando il quinto posto con Lecco, quindi non sarà una vacanza, diciamo. Ovvio che la testa è già ai playoff per capire contro chi affronteremo per provare a preparare i playoff, però un passo per volta.